Mi sento come se avessi degli spaghetti cotti sulla fronte. Salve, sto facendo i cazzi miei, ma questo è il mio lavoro e faccio lo youtuber, dovrei anche guardare la telecamera. Ciao ragazzi. Capelli a parte, ragazzi, oggi parliamo di una situazione. L'avete letto dal titolo, però vi spiego. Questa è una... ve la racconto perché è successa una roba assurda, molto particolare, molto divertente per voi, ma non per me. Allora, succede tutto un mesetto fa, più o meno, no? Quando è avvenuto l'arresto, appunto, di Matteo Messina Denaro. Succede questo, mi sveglio la mattina, tranquillo. Allora, ragazzi, io durante la notte spengo il telefono, lo spengo perché evito che almeno alle 5, alle 6 del mattino, quando tutti i miei amici che stanno in discoteca mi mandano selfie e foto della loro nightlife milanese e io invece sto dormendo come l'orso Yogi, mi sveglio la mattina e attacco il wifi, quindi accendo sostanzialmente il telefono, schiaccio questo magico tasto io ho me stesso come sfondo perché sembra che mi son cagato addosso, quindi la tengo perché mi fa ridere, non giudicate. Schiaccio il magico tasto del wifi e il telefono esplode letteralmente di notifiche, ma esplode diversamente dal solito. Vedo con particolare attenzione, tra l'altro, che le notifiche di Instagram fanno questo. Ma tanto, cioè sembrava una catena infinita. E apro i DM a quel punto, no? Perché dico, ma cosa sta succedendo? E la notifica è una, ed è questa: hanno arrestato tuo padre. Un sacco di messaggi, hanno arrestato tuo padre. Così, se mi arriva un messaggio così, dico, vabbè, ce ne sei una presa per il culo. Me ne sono arrivati tantissimi. Mi sono arrivati un milione di messaggi. Hanno arrestato tuo padre. Ma è tuo padre quello al TG? Cioè delle cose. No ragazzi, io sono svenuto. Cioè lì sul momento stavo avendo un mancamento. Ho detto, che cazzo è successo? Ma poi mio padre, cioè mio padre non fa una sega nella sua vita. Mio padre, che lui suona, non sapete, suona in una band. Comunque lui fa band dove suona divano di casa. Cioè fa questo ping pong un po' strano. Ho detto, minchia, e cos'è diventata la band? Sono diventati i Rammstein. Cioè non so, hanno pippato sul tavolo mentre suona. Non ho capito cos'è successo. Quindi il panico aggiuntivo. E non era solo questo, era anche perché di mezzo c'era la parola TG. Quindi era anche finta sul TG sta roba. E che non mi veniva in mente che cosa potesse essere successo. Panico. Ma panico quello veramente, ragazzi, vero. Cioè io vi giuro, ho vissuto un momento terribile. Finché appunto non mi metto ad aprire i DM, dove il 90% dei DM erano solo hanno arrestato tuo padre, quindi non si capiva lì, quindi il panico che continuava. Finché a un certo punto non apro il DM di un mio amico che mi manda la foto dell'arresto di Matteo Messina Denaro. E mi manda la foto dicendo, hanno arrestato quest'uomo qua che sembra tuo padre. Al che io apro sta foto qua e dico, vediamo, apre ed effettivamente era uguale. Allora, c'è una foto in particolare, perché non in tutte le foto Matteo Messina Denaro è uguale a mio padre, ma in questa foto in particolare, che penso che sia quella che metterò come copertina del video, proprio i lineamenti sono uguali. Potrebbe veramente sembrare mio padre. Cioè, se mio padre mi avesse mandato una foto così, cioè io avrei detto, ma che cosa stai facendo? Cioè, l'avrei veramente scambiato per mio padre. Quindi da lì succedono un po' di cose. Succede che mi arriva un messaggio direttamente da mio padre. Ve lo faccio leggere. Mi arriva un messaggio di mio padre, tra l'altro inoltrato, quindi gliel'hanno inoltrato, e mi fa, per un po' dovrò assentarvi. Bellissimo. Io qua già sapevo, vedete, era tipo mezzogiorno e mezza, quindi qua ormai avevo già capito tutto. Però effettivamente questa foto... è incredibile. E qua finisce la parte del panico sostanzialmente. Però di lì a poco succede un'altra cosa. Da lì in poi è diventata una roba virale su TikTok, perché ovunque su TikTok spuntava la foto di Matteo Messina Denaro affiancato a mio padre. Infatti è pieno di TikTok così. Il padre di Favij in realtà è Matteo Messina Denaro. Mi spiace che è arrivato un po' in ritardo lui una settimana fa. In realtà è un meme che è andato molto prima, però meglio tardi che mai. Sono impazzito, aspettate di vedere la foto che vi mostro tra poco. Matteo Messina Denaro è un boss latitante della mafia che è stato arrestato solo adesso. Favij ci ha sempre nascosto tutto ciò. Ha nascosto lui, suo padre, cioè Matteo Messina Denaro. Ragazzi, questa è la prova. Qua abbiamo Favij, qua abbiamo suo padre, Matteo Messina Denaro. Questo del padre di Favij arrestato qui in casa sua. Un po' ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, perché ha fatto il video molto più tardi, perché ormai era, cioè, in casa potrebbe sua, essere una... un po' di anni fa. Lorenzo, davvero, questo da te poteva poteva essere una persona qualunque quella foto lì. La cosa che mi fa ancora più strano di tutta questa faccenda è che i bambini su TikTok hanno veramente creduto che Matteo Messina Denaro fosse veramente mio padre. Quindi è pieno di commenti del tipo, non so se è ironia, ma Favij e Matteo non hanno lo stesso cognome. TikTok, ragazzi, TikTok. Io non ho smesso da una vita di guardare i commenti in generale. Da quando esiste TikTok non vale più niente. Cioè veramente la gente è zero IQ. Allora perché non si chiama Matteo Ostuni? Ma ragazzi, ma non ha lo stesso cognome con la senza H. Comunque è pieno di
di sta roba, cioè vi giuro. Hanno ragazzi, ma sbagliate la foto. Ah, lo rimetto perché lo hanno bannato. Secondo me hanno iniziato a bannare tutti i meme del genere. Ma che cazzo è? Una persona che si è fatta la foto con mio padre. Sì, è il papà di Favij. Cosa? Ma che... Ma cos'è? Ma perché c'è questa cosa? Cos'è? Una foto con mio padre e poi glow up. Ma perché parte tutto dalla foto di mio padre? Unexpected questo finale, con TikTok regala perle. Vabbè ragazzi, era un breve video per raccontarvi una vicenda che ho realmente vissuto male. L'ho vista molto male, perché io vi assicuro che svegliarsi la... Sembrava tipo scherzi a... Allora ragazzi, io poi tra l'altro sta roba non me l'ho mai detta. Però io costantemente nella mia vita credo di vivere costantemente su, come se fossi su scherzi a parte. Nel senso che io ho sempre pensato, dal momento in cui sono diventato popolare, ho detto ecco là, prima o poi qualcuno se ne esce facendomi uno scherzo, ok? Tipo appunto scherzi a parte di quelli tipo, che ne so, che tipo questo poteva essere uno scherzo della serie. Hanno incarcerato tuo padre, roba di questo, magari è tutto montato. Quindi io quando mi succedono nella vita delle cose strane tendo a pensare che sia uno scherzo. Ma tante cose che mi sono successe, ad esempio, vi faccio un esempio: quando ho preso la patente, che sono stato bocciato 7 volte, ridiciamola sta cosa che fa sempre ridere, sono stato bocciato 7 volte la patente, sì, fa ridere, va bene. A me non fa ridere un cazzo. La sesta o la settima volta che mi hanno bocciato la patente, perché mi bocciavano sempre per un errore in più, no? Quando tornavo in macchina, ovviamente non guidavo io perché non c'avevo la patente, quando stavo per tornare a casa io mi guardavo intorno, dicevo no, ma non possono avermi ribocciato, secondo me è uno scherzo, e quindi mi guardavo intorno perché pensavo ci fossero telecamere nascoste, ok? Tipo quelle microcamere. No, telecamera. Perché so che prima o poi succederà, lo so. E quindi quando mi sono svegliato e ho letto tuo padre è stato arrestato, tuo padre è stato arrestato, la prima cosa che ho pensato, la primissima cosa che ho pensato, ho detto ok, mi stanno facendo siamo su scherzi, mi stanno facendo uno scherzo. Però la cosa strana è che era uno scherzo troppo ben architettato, perché me lo dicevano con amici d'infanzia, compagni di classe, gente in DM che non c'entrava niente, quindi zero correlazioni, quindi lì per lì ho abbandonato subito l'ipotesi. Questa è stata la vicenda top dell'ultimo mese, no? Mio padre non è Matteo Messina Denaro. Comunque, spero che vi sia piaciuto. L'ho registrato con la webcam questo, perché devo risettare tutta quanta la videocamera. In conclusione ragazzi, ci tengo a dirvi breve news prima di concludere. Stanno per uscire Sons of the Forest, che è il sequel di The Forest, no scusate, il prequel di The Forest, però comunque il nuovo capitolo di The Forest. Quindi il nuovo The Forest esce la prossima settimana, lo farò al 100%. E a fine marzo, ma qua ne passa ancora un po', uscirà appunto Resident Evil 4 Remake. Porterò assolutamente tutto il gameplay. Stanno un po' tornando i gameplay, ma perché stanno uscendo robe in particolare che mi interessano, quindi aspettatevi gameplay. Vi lasciate queste belle notizie, quindi non potete non dire di essere contenti. Ci vediamo nel prossimo video e come sempre, beh ragazzi.